6percentisti, buongiorno. Finalmente la sesta e ultima puntata del progetto Benelli, che ci ha messo un sacco a essere partorito perché all'inizio il meteo non ci ha per niente aiutato. Oltre a una marea di problemi che abbiamo avuto nella progettazione dei pezzi che vedrete tra un po'. Alla fine di questo video vi spiegheremo ogni singolo pezzo, i costi, come li abbiamo prodotti, perché li abbiamo prodotti e dove potrete acquistarli. Ma intanto beccatevi com'è andata la Transitalia Marathon. Pronto? 6percentisti, eccoci qui a Rimini. A Rimini, in provincia di Rignano, Transitalia. Per la Transitalia. Transitalia, sì, decimo anno, esattamente come il nostro decimo anno del 6%. E c'è una analogia. Allo stand di Benelli. Come e questa di fatto è la sesta e ultima puntata del progetto Benelli. No, ma io mi stavo affezionando, Marco. La Benellona è finita, graficata, sì. Fatto gli ammortizzatori, messo il tasto per l'ABS, così gli altri. Tubeless. Di tutto abbiamo fatto. Però Marco, ti voglio dire questo. In questi giorni, più che parlare dell'evento che ci interessa a tutti, ma insomma quello che ci viene facile, parleremo delle modifiche in questi 6 giorni di navigazione in fuoristrada. Non guardarmi, puoi guardare la. No, perché ti voglio la conferma. Sì. 250 km al giorno, quanti più sono? O meno sì, sono sì. 5 giorni. E vedremo quanto è migliorata la TRK che abbiamo avuto in questi 6 mesi rispetto alla TRK standard che guiderò io. È una bella moto. Beh, se una bene, va bene. Hai visto? Spendi. Bravo, giusto. E vai in moto. Il punto è quello. L'importante è quello, bravo, mi piace. Cioè, è una bella moto, decisamente. Sì. Ah, quindi è un confronto diretto. Uno scontro all'ultimo sangue. Uno scontro all'ultimo sangue. Benissimo, va bene. Quindi domani si parte. Ok. Ciao, pronto. Giorno 1, stiamo per partire, prima tappa che ci porterà a Città di Castello. Ora siamo a Rimini. La mia Benellona standard con le STR senza neanche un paracoppa aggiuntivo, quindi ne vedremo, mi sa, delle belle. Forse il 50% dei motociclisti, perché noi non abbiamo stagioni e la passione non finisce mai. Aggiornamento, prima sosta, Ale già qua che sta... Sto facendo il setting del bar si tubeless. Ancora molto vedi, in gara. Vedi? Li ho messi a caldo a 2, quindi a freddo sarà 1,8 più o meno. Ok, ok, ok. E sul post, Mark, quanto andiamo? Siamo post a 2,5. Andrei su 2,2. 2,2, dai, va buono. Metto sul post. Io invece, primo pezzo di strada bianca, ho già iniziato a sentire la sofferenza della gomma, che ovviamente non tiene un granché, soprattutto davanti. Però ma salutiamo tanto anche Pirelli. A mezzo. Salutiamo Pirelli che mi ha già detto che mi ha in cuore e se ho bisogno di chiamarli. Siamo arrivati alla fine della metà della prima tappa. Ma questo è un po' da venditore di pentole. Perché bisogna parlare. Me li devi dare cash. Perché c'è l'obiettivo lungo. Esatto. Fa un caldo boia. Che cazzoni. Questo è il succo del discorso che vorrei dire. Sì. Qui siamo alla Basilica di San Gaudenzio. Sì, da Siracusa. Aspetta, vi dico chi basilica è. Marco, non stiamo raccontando le differenze a queste due moto. Perché non adesso... le stiamo raccontando perché intanto io sono arrivato fino qua senza bucare. Che Marco non e senza vediamo se è vero. Neanche no, parole. Poi non li rompo sui Benelli. Boia di... No, non si rompono. Comunque, allora, il problema di base che abbiamo risolto in questa moto è appunto il discorso della molla della forca. Molla della forca, vediamo. Però è brutto, che è la molla della forca? Del setting forcella. Del setting forcella. Oh, okay. Non è solo quello. Questa qui, appena prendete un gradino così, va a pacco. E sentite proprio la molla che vorrebbe uscire dal tappo. Però io ti devo dire che il tappo è questo. L'interessante questo è la modifica della mia, Marco, ora non della forca originale. No. Oh. Quindi sono molto contento della forcella, molto, non sono mai paccato, e lavora molto bene, copia bene. Non ti ha paccato la forcella? Non mi ha paccato mai. Il posteriore da cui però, nasce il termine, l'origine spaccare. Etimologica del termine ti ho paccato. Non interrompere il doge sul quando parlo. Sul posteriore ci dobbiamo ancora lavorare, abbiamo rifatto l'idraulica, grandissimo Massi, però è un po' troppo rigido di idraulica, specialmente nel ritorno, devo fare un po' di regolazione, se ci fermiamo un attimo, io devo lavorare siamo sulle fermi, regolazioni, siamo fermi, sempre in giro, ok, fermi. Ma dobbiamo fare le foto. E comunque la molla mi ci vorrebbe con un più dura, però bisogna cambiarla. Sta arrivando, deve arrivare. Vabbè. Ci vediamo al prossimo ristoro.
impressioni tu, no? Cioè, vedi, tu stai guidando una moto stock. Sì, le impressioni, la moto stock, stock, fa tanto stock quando stock prendi i colpi. La forcella fa tanto, tanto stock. Però per adesso tengo botta, anche le gomme vanno abbastanza bene, anche se ovviamente non posso fidarmi dell'anteriore, però finora... Dicevo che stai avendo un bel passo, anche troppo sostenuto. Anche troppo sostenuto, sì. Andai più piano. Tu invece, Ale? Sì. Io sto andando da Dio, però sono più intento ad ascoltare la moto che a guidare, perché sto ascoltando le varie modifiche. No! Sarebbe successo. Ed è successo. Come mai? Ho preso un sasso, Ale. GoPro registra video. GoPro registra video, veloce, che questo fa il contenuto. Guarda qua, Marco ha preso un sasso sulla leva del cambio, è tutto stocco. Bro! Bro! No, bro! The first day! Ed ecco, potete vedere nella natura un animale molto particolare. Potete vedere nella natura l'unica fossa in 5000 km. Esatto, è tutti qua. Babbo, 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 babbo. Oh, è due, dai, dai. No, non ce la faccio più. Vai, dai, forza. Madonna, è forza. Marco, ma tu sei un porco. Ho piegato la leva del cambio del TRK. Belli questi pezzi, ci gattano perché c'è del tecnico, no? C'è del tecnico qui. Secondo giorno, siamo a Città di Castello, vedete che stanno arrivando i primi partecipanti, è molto presto, il tempo si è rimesso al bello. E qua giù potete vedere c'è il servizio dei bagagli, perché ogni mattina ogni partecipante porta il suo bagaglio qui allo staff, che ve lo riporterà alla puntata dopo. Alla tappa dopo. Tappa di oggi sarà a Nocera Umbra. E qui abbiamo il Frasca che inizia a riparare le sue cosine, qui i suoi attrezzini. Marco, qui, ma dov'è l'aggeggino? I suoi attrezzini. Cioè, che poi sono i miei attrezzini. Sono i tuoi, Marco, ci mancherebbe altro. Cosa vuoi fare, Ale? Dici un po'. Voglio regolare la tensione della catena perché ce l'ho lente. Perché o lenta. 18, e la cosa mi dà ai nervi. Le slick, la vai a bozzare di fare il collino. Famoci sto aggiornamento dal monte, non so cosa, Penna potrebbe chiamarsi, ma non saprei. Però è a 2300 metri. La Madonna. Ha detto 2300, ha detto. E la Madonna. 1300. Ma sarà 1300. Fate 2300. Siamo mica sulle Alpi, siamo a 2300 metri. Guardate che spettacolo. Fai un po' le ciglia, cosa fai? No, fai come se fosse vento. Non si c'è vede un vento pazzesco. La voce. C'è un vento pazzesco. Non riusciamo a parlare bene. Non si vede dai miei capelli che c'è il vento? Sì. Guardate che bello. Guardate. Guardate.
si passa di qui. Spettacolo. Fino alla fine, eh? Bellissimo. Siamo al terzo giorno della Transitalia Marathon. Oggi parte appunto la terza tappa. Arriveremo a Cascia. Oggi siamo a Nocera Umbra. Qua ci sono tutti i primi partecipanti arrivati. Ecco, vedete? Lì, come al solito, la consegna dei bagagli e ora ci prepariamo per partire anche noi. I learned also something about the bike. Siamo qui con due partecipanti della Transitalia che hanno due moto molto particolari, F6 e 50 GS. So, the story of this bike. They were produced in the period from 1987 to 1993. Okay. And it was made in 1,727 pieces. Okay. And most of them went to the French army with this kind of tank, which is 24 liter. Okay. The other big part went to the Danish army. Okay. With a 19.5 so not liter for tank. Public. And no. Then they were sold some in Germany for public. Ah, okay. The leftovers. Okay. Yeah. In Italy, never sold. Not to my knowledge, but not directly for BMW, I think. Yeah. Not to my knowledge. It's like all original parts. This part is original. No, the forks are not original, and the rear suspension is not original. Okay. They are made stronger. Okay. And this is our little invention to open the house because it's so difficult otherwise. The original is that you have to screw it out underneath the steering and etc. So this is makes it much easier. Oh yeah. Thank you. So. You will come from Norvegia? Norvegia. Aggiornamento gomme. C'è anche questa roba bianca infilata dentro, che cosa sarà? Boh. Dire andare in giro col frasca tutte le mattine, bisogna aspettare un'ora che lui pulisca la sella, leghi bene il bagaglio. Quanti anni ha? Come lui, siamo coetanei, andiamo a scuola insieme. No. Come ti chiami? Francesco. Francesco, chiedi qualcosa, che moto Francesco, ha? Fai Francesco, due domande. Che moto hai? KTM 105. Eccolo. Francesco, inizia già male. Perché KTM 105? 105 va bene. Vabbè, sei scusato, bravo, bravo. Poi quando crescerai devi comprare una moto e si rompe, se no non... KTM. Non c'è vero. Ah, già è vero. E continua già, quindi. Come è andata finora? Bene, dai. Divertente? Sì, bello. Bene, tu vieni dall'Emilia, no? No, Bergamo. No? Si sente. Ho fatto aiutare il trucco caduto. Potevi venire avanti che aiutavi me, scusami. Perché dovevo capire? Borda, gli ho dato una sbotta qua sul bagnato. Bellissimo oggi, eh? Mamma mia, ragazzo. Ti ho visto down. Che cazzo? Eccolo. Porco zio, Black Hawk down. Quindi caduta leggera sulla... L'erba bagnata, che ovviamente con l'STR è impossibile tenere una moto così pesante. Ho rotto la manopola qui, la para coso, l'ho tolta perché avevo paura di farmi male, abbiamo messo qui delle fascette per far da spessore, non far girare questo. Ho tolto anche gli specchietti perché ho paura, cadendo, perché cadrò di nuovo oggi, di farmi male. E niente, speriamo che la leva là sotto tenga un po' di più, perché se si spezza quella sono dolori. Facciamo l'aggiornamento. Dove siamo qua, Ricca? Siamo in un posto che non si capiamo come si chiama. Ale continua a rubare a chiunque bombolette per ingrassare la catena. Defender, Defender. Olio di silicone. Olio di silicone, salutiamo la Defender. Ciao Defender, sponsor di Gesù. Le mie gomme sono ridotte così, vedete, sempre meglio. Sono infatti volato stamattina e ho rotto il paramano, ho tolto gli specchietti perché ho paura di farmi male con gli specchietti, e ho piegato per l'ennesima volta la leva del cambio. E ora Ale però è riuscito a, grazie a Ricca che grande assistenza, Ricca, guardate qua che riparazione top. Ora ha di nuovo la molla del freno che torna indietro.
voi, voi sapete, perché siete testimoni, sì, che qualche volta vi abbiamo fatto passare sulle gombels. Sì. Non è mai successo. Ma di solito c'è un ma dopo. Ma. Perché erano chiuse? Sì. Ma? Oggi, dato che è aperta, non ve faccio passare. Ho cantato Baby Shark nella difficile discesa della Transitalia Marathon. Baby Shark tuturu tuturu, Baby Shark tuturu tuturu, Baby Shark. Chi è? Baby Shark. Mamma Shark tuturu tuturu, Mamma Shark tuturu tuturu, Mamma Shark tuturu tuturu. Transitalia Marathon, siamo a Relais Villa d'Assio, a una decina di chilometri da Rieti. Ieri la traccia è stata impegnativa, la più impegnativa di tutta la manifestazione, salite con tanto ghiaione, tanti sassi, tanti gradini che hanno messo a dura prova la forciera della mia originale. Ale è riuscito comunque ad andare molto meglio, perché comunque la sua forcella, il lavoro che è stato fatto, diciamo che è servito a qualcosa. Ma sei pronto, Marco? Prontissimo! Sono pronto anch'io, 200 Eccolo. Chilometri oggi. Chi è? No, contro Roma! L'ultimo giorno, è l'ultimo davvero? È l'ultimo davvero. Non possiamo rimanere anche sabato e domenica con te. Guarda, avevamo tre tappe e poi abbiamo fatto la quarta, ora abbiamo fatto la quinta e pensiamo ancora alla stessa cosa. Quindi arriveremo a farlo di due settimane, ma non ci basterà. Perfetto, vai! Così dire sì. Anche per l'accio del canale? Sì, perché c'è uno che mette i bip quando li sì. Non so se sei in campo, però Andrea, sei in campo? Sì, sei in campo. Sono sicuramente in campo. Carissimo Andrea Lonorte, che dovete sapere ha rotto volontariamente l'interforo questa mattina. Per non parlare più per noi. Salutiamo Interphone, anche il mio Red Sync che è esploso, inizia a sbroccare, ma credo che sia colpa della forcella della Benelli. Sì, andiamo a conflitto di conflitto di interesse. Quindi vi salutiamo con questo trisom e ci vediamo con il prossimo sponsor che vedrete la prossima collaborazione mi stupirà, ragazzi, mi stupirà. E c'è stato un piccolo che c'è là spoiler. Dai, non puoi troppo. Vabbè, ciao ragazzi. E rieccoci qui, qua, in studio, si può dire in studio? Non lo so. Comunque, la Transitalia è andata così. Insomma, io che avevo la versione standard ho evidenziato tutti i difetti di questa moto. Difetti che, diciamo, sono usciti perché abbiamo fatto un uso di questa moto improprio, un po' eccessivo. Il primissimo dei problemi che abbiamo evidenziato, che avevamo già evidenziato ma che abbiamo ritrovato in questi 5 giorni, la forcella anteriore, che diciamo non lavora come dovrebbe per essere o meglio lavora in maniera, qualcuno dirà ma io ce l'ho il TRK, a me va benissimo così, ma sì, infatti per l'uso stradale va bene, però se avete notato qualche volta vi entra anche a voi l'ABS in frenata su asfalto, sto parlando, sì. Perché succede questo? Perché la forcella non riesce a compensare. Bravo Marco, perché in frenata la forcella lavora male e sembra assurdo, ma aziona l'ABS troppo presto, secondo noi. Sì, secondo me. Altra gente l'ha scritto. Comunque, invece tu Ali ti sei trovato molto bene. Io mi sono trovato molto bene perché, partendo appunto dalla forcella, lavora molto bene con le modifiche che abbiamo fatto. Ve lo ricorderete, abbiamo sostituito le molle e abbiamo sostituito non solo la gradazione dell'olio interno, ma anche la quantità di olio. Per questo tipo di modifica vi dovrete rivolgere a Judmax Motorsport. Il costo della modifica è di circa 350 euro.
Ma se non volete sostituire le molle, ma volete ottenere più o meno lo stesso effetto, Judmax sta lavorando ai tappi con regolazione, cioè questi qui, tappi sempre che saranno fatti in alluminio, ma qui al centro avranno appunto la regolazione della molla, che andrà a comprimere la molla e otterrete lo stesso risultato. Questa modifica avrà un costo di circa 180-200 euro. Visto che abbiamo parlato della forcella, adesso parliamo del monoammortizzatore. Noi abbiamo semplicemente fatto aprire, sempre da Judmax Motorsport, tutto l'ammortizzatore completamente, abbiamo fatto delle prove di carico e sono state pulite le lamelle, sostituito tutto quanto quello che erano le tenute, eccetera. E naturalmente per il mio peso avrei avuto bisogno di una molla con un maggior carico, ma l'abbiamo lasciata così perché noi non sapremo chi comprerà questa molla. Ma devi dire quanto peso e quanto sei alto. Io peso, Marco, il peso mi vergogno. Ma devi dirlo. Devo dirlo? Peso circa 90 kg. E sei alto? 1,87. 1,87 per 90 kg senza bagagli, e quindi tu avresti bisogno di una molla maggiore. Sì. Tutto questo sono lavori abbastanza semplici, comunque Judmax ve li può fare. Costo della modifica 250 euro. Senza molla. Senza molla. Solo revisione del mono. Revisione del mono, e cambia tantissimo, attenzione. L'ultima modifica fatta da Judmax, la cosa secondo me più essenziale di tutte, il tasto per disabilitare l'ABS. Questo sarà disponibile in vendita sul nostro shop dopo il Basecamp, ragazzi, che vi ricordiamo di iscrivervi al Basecamp 6-7-8 dicembre, la nostra festa dei 10 anni che faremo quest'anno in provincia di Pisa all'Enjoy Park. Dopo il Basecamp sarà disponibile, perché verranno prodotti. Questo che vedete qui è provvisorio, nel senso che comunque è stato un test, verrà fatto in maniera un po' più carina, e vi faremo anche un video di come si installa, ma è una cosa molto semplice che potete fare anche voi a casa. Parliamo del famoso portapacchi che poco piace agli utenti Benelli TRK. Questo è il portapacchi prototipo, ma quasi definitivo, che abbiamo fatto, abbiamo progettato noi e fatto costruire noi da Septar. Benissimo, il portapacchi è un pochino più piccolo, un pochino più adventure, naturalmente non l'abbiamo fatto nero perché a me piaceva nero, Marco, giusto? Giusto. Però abbiamo fatto alcune modifiche in più, perché dopo che ve l'abbiamo fatto vedere nelle varie storie, nei nostri social, ci avete detto: ma perché non l'ho abbassato ancora un pochino? Ok, l'abbiamo abbassato ancora un pochino qui davanti e tutto un pochino più basso. Vedete la foto qui del test campione. In questi giorni proprio lo stanno producendo nuovamente nel modo con le misure corrette. Ma si possono mettere le staffe delle borse originali? Si possono mettere anche le staffe delle borse originali, ma in più, Marco, tu mi hai fatto aggiungere queste asole qua, no? Non so. Cosa servono quelle ora, asole? Qui non si vedono, Marco, ma ci sono, vedi? Fai finta qua che ci non siano. Ci sono perché è ancora il prototipo. Delle asole per far passare ulteriori cinghie qui davanti. Bravo. Per poter legare le borse. E poi ci sarà forse anche un accessorio? Poi ci sarà forse, ma ci stiamo lavorando, anche degli accessori, cioè saranno delle protezioncine così dove poter appoggiare le borse laterali, Marco. Però borsine morbide, vedremo un po' per gli davanti, attrezzi, molto adventure, molto bello. Il costo del portapacchi sarà di 120 euro e lo troverete nel nostro shop, che si chiama 6%.org/shop. E quando sarà disponibile? Perfetto, questo qui sarà disponibile tra circa un paio di settimane o tre, diciamo novembre, dai. Quindi metà novembre, dai. Sì, metà novembre, dai. Pedane che, come nell'Africa Twin, sono molto avanzate. Noi abbiamo fatto questa modifica con Septar, le abbiamo arretrate, quindi spostate indietro di 1,5 cm e abbassate di 2 cm. Come vedete qui non c'è la molla, perché durante la transita del marathon ci siamo resi conto che abbassando la pedana la molla non stava più bene in sede, infatti l'abbiamo persa. Ora stanno facendo una piccola modifica, per questo anche questo pezzo qui sarà disponibile da, diciamo, metà novembre, sempre sul nostro shop 6%.org, alla modica cifrale di... Questa modifica sarà disponibile sul nostro shop www.6%.org/shop alla modica cifra di 120 euro. Chi le comprerà noterà che sono un pochino più larghe rispetto alle originali, perché ovviamente dovete tener conto che lo spessore della staffa di sostegno porta il supporto della pedana un pochino più esterno, ma a me non ha dato per niente fastidio, però tenete presente che questa è una sensazione che avrete quando salirete in sella. Ci sarà anche questo pezzo qua, che è il rinvio del cambio, fatto che naturalmente è più carino, più bellino, perché questo è l'originale, è un po' rovinato e brutto dalle modifiche che abbiamo fatto. Sarà sostituito e messo nuovo. Ognuno se lo può montare a casa sua, però? Assolutamente sì, il kit è molto facile da montare, abbastanza facile, ci saranno delle spiegazioni per montarlo. Tutte le modifiche... Le scriviamo noi, con la penna. Penna, sì, una a una. Tutte le modifiche, tutti i pezzi di Septar saranno ovviamente montabili da chiunque in casa. Assolutamente sì. E l'ultimo pezzo qual è? L'ultimo pezzo che abbiamo progettato insieme a Septar è per evitare di avere i navigatori attaccati così ciondoloni e storti sul manubrio, ovvero il famoso archetto qui. Ma non abbiamo fatto fare soltanto un archetto. Come vedete in questa foto del prototipo fatto in cartone, che adesso stiamo in fase di verniciatura, quindi stiamo finendo di sviluppare, avremo una staffa che alzerà di quasi due dita
il parabrezza per avere qui un paletto dritto dove poter attaccare qualsiasi tipo di navigatore per la modica cifra di 65 euro. I tre pezzi di Sceptre che abbiamo progettato noi e il tasto ABS di Judmax Motorsport li troverete nel nostro shop www, perché per chi dice ancora www, 6%.org /shop. Le grafiche, caro Marco, e qui mi cospargo il capo di cenere. Mi cospargo il capo di cenere perché io non volevo categoricamente mettere le grafiche sulla moto, perché a me le grafiche non piacciono. Ma devo dire che una volta messe, devo dare ragione a Marco perché ha insistito tanto, vero Marco? Tu sì, hai insistito sì, molto. La moto è diventata non solo più protetta, ma anche molto molto più aggressiva e anche molto più molto personale, cioè molto 6%, no? Ci hanno contattato dalla Grecia per avere queste sì, grafiche. Allora c'è un problema però, Marco. Non le vogliono vendere quelle delle Blackbird, sì. Non gli interessa molto di venderle, le hanno fatte per noi, quindi se volete comprarle dovete rompere le scatole a loro, mandargli 200 mail finché non ve le stampano. Bene, quindi il costo presumiamo che possano costare circa 150 euro, perché a vedere le altre grafiche per altri modelli costano più o meno così, però per adesso ancora sul sito di Blackbird non ci sono. Molto 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 importante la modifica tubeless per rendere i cerchi tubeless, vero Marco? A me questa è una cosa che ce l'abbiamo un po' qua con le moto, sì. Con le camere d'aria, a me non piacciono, quindi la prima cosa quando abbiamo scelto di fare questo progetto è stato: Marco, facciamola tubeless, che tanto abbiamo voluto fare. E a chi ci siamo rivolti, Marco? A Bartubless. A Bartubless. Modifica Bartubless, guarda, si rivolgi a Salmir di... Ma perché non si chiama scarico? Costa 300 euro sì, più o meno. Con la spedizione? No, senza spedizione. Comunque vedete tutte sì. Le informazioni di come viene fatto tutto il procedimento, cioè di come dovete spedire le gomme, come fanno loro a farvi spedire le gomme, eccetera eccetera eccetera, nella puntata andatela a vedere, c'è tutto spiegato come si fa l'imballaggio, come si spediscono, è tutto molto semplice. Ovviamente l'unico sbattimento che dovete fare, oltre a cacciare i soldi, è smontare le gomme e i cerchi e i pneumatici. Attenzione Marco, perché nel listino troverete anche la possibilità di cambiare i raggi, non solo di fare la modifica, ma di cambiare i raggi e metterli neri. È bello Marco, neri. Sì, e anche i nipples, quei nottolini, si possono mettere rossi, verdi, gialli, blu. Potete renderla ancora più kitsch. Sì, sì, ancora, ma come, perché? Ah, va bene, bene. La carrellata di tutti i pezzi originali Benelli che abbiamo installato su questa moto. Lo scarico fatto da MIV per TRK 702 al costo di 450 euro. Il paramotore per il fuoristrada ottimo costa 119 euro. Le barre paracolpi in caso di caduta 130 euro. Il cupolino che non vedete qua, il cupolino Touring molto utile in inverno, costa 99 euro. Marco, volevo aggiungere anche questo qui che è molto carino. Sai come si chiamava questo una volta? Parapalle. Ma che ora siamo così? Sì. 25 euro. Tutti questi accessori che abbiamo visto li trovate sul sito ufficiale ovviamente di Benelli o dal vostro concessionario di fiducia. A me dispiace un po', Marco. E siamo alla fine di questo progetto di 6 mesi. Un po' mi dispiace, Marco. Un po' ti dispiace, a me no, però. Tu non ci crederai, continui a non crederci, secondo me. Però stamattina, quando sono venuto qui, ti ho detto: guarda, ora che l'ho ripresa dopo le modifiche, io mi dispiace perché mi trovo proprio bene in questa moto. Tu no. Non ti ha convinto del tutto, diciamo, dai, del tutto. Allora, aspetta, diciamo che facciamo una scala, scusa, poi mi dici tu. Il del tutto è ok, la compro domattina. Il forse sì, la compro fra un mese. Il insomma, non la comprerò mai, però non è neanche da bruciare, mi fa schifo. Allora, io ero partito dal mi fa schifo e sono arrivato a non la comprerei mai. Ok, vabbè, è già un buon risultato. Dai, no, allora, come vi ho già detto in altri video, questa moto non è per Marco motociclista, quindi nel senso non è che ne voglio parlare male per parlarne male. Vi dico che per me, come Marco motociclista, non è la moto per me. Ma mi sono ricreduto, come vi ho già detto tante altre volte, dopo la Transitalia Marathon, perché è stata una prova veramente eccessiva per il tipo di moto e per eccessiva anche per i GS, quindi sì, capiamoci. Abbiamo visto le scene. Esatto, infatti eccessiva per il tipo di moto, ma lei si è comportata bene, comunque è arrivata in fondo, è arrivata in fondo con delle gomme assolutamente non idonee a quel tipo di eventi, a quel tipo di fondo e a quel tipo di clima. Infatti sono caduto, come avete visto nel video precedente, un paio di volte, però alla fine della fiera è arrivata in fondo. L'unico problema che avete visto, ha avuto principale problema, è stato quello delle leve, che però volevamo sviluppare con Sceptre, ma non siamo riusciti a fare perché diventava un costo eccessivamente oneroso. Troppo, un po' fuori da quello che era il programma del progetto. Esattamente. E comunque, se non fate fuoristrada impegnativo, non avete nessun tipo di problema in quel senso. Esatto. Detto questo, il progetto è finito, sono passati 6 mesi. Mi dispiace tantissimo darla via. A te dispiace tantissimo perché comunque sei senza moto, non per altro. È vero che sono... Forse un po' incide anche quello. Esatto, incide anche quello. Ma io la uso volentieri, Marco. Ma lo so che la usi volentieri. Ah, quindi ti stai dimenticando una cosa, scusa, poi chiudiamo. No, prego. Che questa moto qua ha le borse anche originali. Certo. Nuove. Che erano comprese... Che sono comprese nel prezzo. Nel prezzo della moto, prezzo sì. Prezzo di...
No, ti sto interrogando. Della moto non lo so. No, da nuovo, quanto costa? Nuovo 7.500. Bravo, magari quanto sei preparato? 7.500 euro. Moto più venduta di quest'anno, ragazzi, sì. Grazie ovviamente anche al progetto del 7%. Grazie soltanto al 7% direi, grazie al nostro progetto. Sì, sì. Quindi siamo entrati azionisti della Benelli da quest'anno. No, è nostra la Benelli. Ah, non lo sapevo. Vi presenteremo non è una marchetta, siamo andati oltre. No, è nostra. Non è una marchetta. Ce la siamo comprata. La moto, vi ricordiamo che da dicembre sarà in vendita questa moto, come la vedete, con tutto quello che c'è sopra. La porteremo al Basecamp, che vi ricordiamo la nostra festa per festeggiare i 10 anni del 6%, sì. Il 6, 7, 8 dicembre all'Enjoy Park San Miniato, provincia di Pisa. Vi aspettiamo tutti lì, la moto sarà lì bella esposta e la venderemo. Chi la vuole comprare deve venire lì. Deve venire lì col con la... mettiamo il posto. Ma che qui? Posto? Con la valigetta. Con la valigetta. Cash. Quindi ovviamente cara, ci sarà anche l'ACI lì già pronta per fare il passaggio. Certo, ci sarà tutto. Ah, la moto sarà fornita ovviamente di tutti i pezzi originali e doppi, tutto quanto. Ci valigie, liberiamo di tutto. Bauletti, sì. Ogni vendita. Via, 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 via tutto, via tutto. Bene, quindi io direi che... Ho terminato che... anche questo progetto, Marco. Sarò molto contento di come è andata. Secondo anno con Benelli, sì. Un po' sono triste anch'io perché quando finisce un progetto... E il prossimo anno che si fa? Se ne ricomincia un altro. È vero. Chissà che progetto ci sarà l'anno prossimo. Intanto vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguito per questi 6 mesi. Sì. Perché ti dimentichi sempre qualcosa quando volevo fare chiudere? Il conto della serva totale. Ma l'abbiamo già fatto? No, ma totale, diciamo, mi piace dare una cifra totale. Quanto hai speso? 2.000 euro. Bravo, andate a sommare voi. Cioè, avete... No, l'ho fatto. Siamo sui 2.100 euro, dai. Quindi abbiamo speso 2.100 euro circa per rendere questa moto un pochettino più funzionale. Sì, sì. Un pochettino più pratica e un pochettino più bella sotto alcuni aspetti. Sono tanti, sono pochi. C'è una cosa da dire, non abbiamo mai toccato il motore. Mai, no. Perché noi di fatto siamo contro, come abbiamo già detto in altri video, all'idea di modificare il motore, perché questa moto nasce con quei cavalli, nasce con questo tipo di ciclistica e di guida, quindi fatevela andare bene. Se non vi va bene, ci sono tante altre moto in commercio. Bene. Quindi, se posso permettermi di chiudere assolutamente adesso, assolutamente sì, Marco. Dopo 6 mesi vi salutiamo, vi ringraziamo, vi aspettiamo per i prossimi progetti. L'anno prossimo avremo tante idee. Vi aspettiamo anche a EICMA, seguite nelle storie e nei vari social dove ci troverete. Ma abbiamo un sacco di adesivi da dare, ricchi premi e adesivi nuovi tra l'altro. E con estremissimo disappunto salutiamo Benelli e salutiamo tutti i nostri follower. Ciao con grande dispiacere, ciao ciao ciao.